Siamo alla quarta edizione, è un evento molto importante per tutto il territorio, si parla di sport, di sociale, di aggregazione, di comunità, quindi Camuscia vivrà una serata eccellente dove appunto parteciperanno le associazioni del volontariato, associazioni sportive, i campioni, i premiati, ma soprattutto la gente e quindi anche il commercio che è importantissimo per la nostra realtà. È importante Sport Sotto le Stelle perché è una festa di comunità, una festa di territorio che fa vivere Camuscia in serenità, in aggregazione, divertendosi. Sport, quindi sociale, ma anche tanto divertimento. E quest'anno come attrazione, diciamo, particolare avremo una mongolfiera e quindi un volo frenato. Gratuito dalle 19 alle 23, quindi chi vorrà usufruire di questa magnifica attrazione dovrà fare ovviamente una fila e fino alle 23 ci sarà la possibilità di salire nei cieli di Camuscia e riscendere per ammirare la festa dall'alto e gli orizzonti di Camuscia. Premieremo Martina Pagoni per essersi classificata terza ai Giochi Matematici Toscani Kangaroo. Premieremo i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Cortona 2 per essere arrivati alle finali nazionali degli scacchi scolastici, quindi 2024, e UPD Val di Pierle per i 60 anni di attività. Sport sotto le stelle sta diventando un fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale. E perché? Perché rende senz'altro dal punto di vista sociale tantissimo, quindi sport, coadiuva sport, associazioni di volontariato e questo è fondamentale perché per una sera riusciamo a vedere quello che è il potenziale della collaborazione tra associazioni sportive, amministrazione, un intero paese e associazioni di volontariato. Quindi un grandissimo esempio da ripetere e portare avanti. È una manifestazione importantissima perché corrobora sempre di più il concetto di comunità e la nostra banca supporta, ovviamente, essendo una banca di comunità, supporta queste iniziative. Laddove ci sono cittadini, laddove ci sono associazioni, laddove c'è un movimento di persone, questo crea comunque anche un indotto a livello economico e il supporto della banca è essenziale, sia, diciamo, come supporto diretto che come supporto indiretto a tutte le attività che volessero accedere. Per noi rappresenta un'occasione per far conoscere lo sport anche paralimpico, cioè lo sport per i disabili, perché lo sport deve essere un diritto per tutti, quindi anche quelle persone che hanno disabilità. Deve essere integrazione, deve essere l'insieme di persone normodotate, come si dice, e anche persone con disabilità, e tutti insieme a fare sport.